magazine, che è appunto Cucinare al Fresco ed è stagionale. Abbiamo avuto degli sponsor fino adesso. Questo magazine, questo progetto trimestrale è stato sponsorizzato dai Lions Club di Cernobbio. Il prossimo dei dolci invece abbiamo avuto il contributo della Camera Penale di Como Lecco sul numero speciale di Natale, che era tutta un'edizione patinata particolare. Abbiamo avuto il sostegno della BCC di Cantù. In ogni ricettario racchiudiamo in genere 50-60 ricette. Cucinare è un'attività molto molto diffusa, come ho detto in altre circostanze, perché tra le altre cose fa passare il tempo, quindi come dire, le persone ci si dedicano parecchio. Le idee che stanno dietro questa iniziativa, le idee buone che stanno dietro questa iniziativa sono le seguenti. Come veniva detto prima, è una cucina per certi versi molto povera, ma allo stesso tempo molto interessante, e quello che sta dietro a questo è che in carcere esiste un livello di resilienza secondo me molto importante, che può essere utile anche fuori, no? Perché cucinare con poco è una roba che probabilmente per larghe fette della popolazione a questo punto è diventata una necessità. Vogliamo oggi dire grazie. Questo consiglio ha voluto in inizio legislatura mantenere la commissione carceri, perché crediamo molto e cerchiamo di sviluppare il più possibile progettualità che vadano, come dire, nella direzione di una rieducazione della pena, per questa vera funzione che la pena dovrebbe avere, ma che se non correlata di iniziative come queste difficilmente poi nella prassi ha. Stiamo vedendo negli ultimi tempi come stanno nascendo molte idee che utilizzano il tempo a disposizione dei detenuti, per primo dato, la voglia di fare dei detenuti, la voglia di esprimersi, di mettersi in gioco, di dimostrare, di rendersi utili, di tornare a rendersi utili. Le volte che si entra in una struttura penitenziaria si trova non soltanto tanta umanità, c'è tanta gente che deve scontare una pena, che noi tutti ci auguriamo che sia una giusta pena, e c'è anche una serie di attività che tendono a realizzare il dettato costituzionale, cioè il carcere deve riabilitare. Permette di dire, di sottolineare, che non più tardi di qualche settimana fa un detenuto a Como mi ringraziava per l'iniziativa, perché grazie al progetto Cucinare al Fresco è tornato a scriversi costantemente con la figlia, perché la cucina l'ha fatto riavvicinare e con lei condivide le ricette che ci dà e ci suggerisce.